Esercizio numero 7, un'asta rigida con fori distanziati di un centimetro, vincolata in questo foro, viene tenuta in equilibrio da questo dinamometro applicato nel punto A. Il dinamometro segna una forza di 1,2 N verso l'alto. L'asta è una leva di che genere, quanto pesa e poi naturalmente aggiungiamo la forza vincolare, come al solito. Il dinamometro è applicato a 5 buchi dal fulcro, quindi 5 cm è il suo braccio. Mentre invece la forza peso applicata nel baricentro va scoperto il suo valore della forza peso, ma il suo braccio sappiamo che è 3 cm. Siccome l'asta è in equilibrio vuol dire che non trasla e soprattutto non ruota, quindi andiamo a vedere i momenti torcenti. Quello del dinamometro lo possiamo trovare subito, perché conosciamo sia il braccio, 5 cm, che la forza. Moltiplicandoli abbiamo 6 N per cm. Con il momento torcente MA che esce dal foglio. Esce perché questa forza vorrebbe far ruotare l'asta in senso antiorario. Siccome l'asta è in equilibrio, l'altro momento torcente, MG, quello del peso, deve essere dello stesso valore, meno 6 N per cm, ovviamente negativo perché entra nel foglio. Entra perché vuole fare ruotare l'asta in senso orario. Siccome però il momento torcente è dato dalla forza per il braccio e il braccio lo conosciamo, sono 3 cm, possiamo ricavare la forza di gravità, la forza peso dell'asta, con la formula inversa e viene 2 N. Qui non era necessario mettere il segno meno, perché noi stiamo calcolando l'intensità della forza e quindi un valore numerico che è sempre positivo. I moduli dei vettori sono sempre positivi. Tuttavia, in questo caso, possiamo anche lasciare il segno meno nel momento torcente e viene un risultato negativo della forza che possiamo interpretare negativo per il fatto che la forza va verso il basso. Quindi questo segno meno si può interpretare così. Invece FA è positivo perché la forza va verso l'alto. Però ripeto, non era necessario mettere questo segno meno perché calcolando il modulo di un vettore, in questo caso l'intensità della forza, si tratta sempre di quantità positive. Non abbiamo detto che genere è questa leva. Interpretando come si fa di solito la forza peso come la forza resistente e la forza invece esercitata dal dinamometro come la forza che esercitiamo noi dall'esterno, quindi la forza motrice, allora questa è una leva di secondo genere perché la forza resistente si trova compresa tra il fulcro e la forza motrice. Sappiamo anche che le leve di secondo genere sono sempre vantaggiose, questo vuol dire che per equilibrare una certa forza, in questo caso 2 N, la forza peso dell'asta, è sufficiente fare una forza minore e infatti basta 1,2 N. In questo consiste il vantaggio. Del resto, che la forza peso fosse 2 N, ci si poteva arrivare anche a mente, senza calcolare i momenti torcenti. Infatti, all'equilibrio dell'asta, siccome la forza di gravità agisce con un braccio minore, 3 cm, rispetto all'altra, allora deve essere più intensa. E siccome il rapporto dei bracci è 3 a 5, 3 cm, 5 cm, allora anche il rapporto delle forze è 5 a 3. Cioè questa forza peso è i 5 terzi di questa. Infatti se noi facciamo i 5 terzi di 1,2 N, viene 2 N. Infine la forza vincolare, che come sempre è quella forza che rende zero la forza totale. Siccome abbiamo 2 N in basso e 1,2 in alto, la forza vincolare mette quei 0,8 N che insieme a 1 e 2 equilibra, queste due forze insieme equilibrano il peso da 2 N. Naturalmente, come sempre, il momento torcente della forza vincolare è uguale a zero perché la forza vincolare non ha mai il braccio.